Gabriella De Lucia è tra i premiati dell'Irpino dell'anno, da Mugnano del Cardinale all'Osservatorio Astronomico di Trieste, passando per seminari e studio continuo in università, ricerca, le galassie che quotidianamente studia. La domanda è scontata, è banale, le sognava già da bambina? No, io non sognavo di fare l'astronoma da grande come tanti miei colleghi. Io avevo un po' passione per la natura, ho deciso di iscrivermi a fisica all'università, anche quella decisione un po' sofferta, devo dire. E poi sono andata a una lezione di astronomia e da lì mi sono innamorata delle galassie. Le radici le porta con sé dietro sempre, oggi è un modo per tornare, qual è il legame con l'Irpinia? Allora, io sono cresciuta a Mugnano del Cardinale, ho passato tanti anni là, anche il periodo dell'università io l'ho vissuto comunque con i miei genitori, e a Mugnano è in questa terra che comunque si è formato il mio bagaglio culturale, un bagaglio fatto di tante cose, di colori, dei sapori, delle emozioni, del legame al territorio, e questo è un bagaglio che uno si porta dietro, non si può cancellare. Gli irpini vanno via, le eccellenze se ne vanno, il premio è anche un'occasione per tornare. Certo, il premio è un'occasione intanto per farli conoscere, quindi anche riconoscere dagli irpini stessi e dal pubblico, ma è soprattutto l'occasione per farli tornare di persona e quindi conoscere non solo il loro operato, ma conoscerli anche attraverso il loro pensiero, attraverso quindi un'intervista che noi facciamo ai premiati. Si creeranno mai le condizioni in queste terre affinché queste persone possano eccellere a casa loro? Beh, molte di queste persone sono persone che hanno già svolto la loro carriera e quindi diciamo che ricominciare qui non è una cosa che in genere è nei loro programmi, però si sono create sinergie col territorio, si è creato con dei grandi irpini, con la famiglia Ferragamo, si è creato con altri irpini eccellenti che comunque hanno poi stabilito dei contatti e creato delle soluzioni per il territorio, per le comunità di appartenenza.